Benissimo, perfetto, buongiorno a tutti, buonanotte, buongiorno. Buonasera anche ormai, buonanotte, buongiorno, buon quando ci vedete. Buon anno, ciao, bentornati, passate buone vacanze, siamo molto contenti, partiamo subito con le cose importanti. Qua c'è mica tempo da perdere. Oh. Aspetta, solo per offenderti in pubblico, non sei ancora in Italia, sei ancora in giro a far casino, vero? Sono in giro a lavorare, oggi ho fatto un sacco di riprese. No, davvero, sono in giro, sono a Siviglia, sto tornando con diverse tappe, facendo riprese per cose che anche tu vedrai, delle quali non ti ho parlato. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere un miliardo di video, devo vedere. Dai, va bene, vai, prego. 12 secondi. Buongiorno, allora, siamo tornati finalmente operativi, quindi ripartiamo con la nostra solita programmazione. Detto questo, oggi non ho paura di parlarvi di notizie, quindi partiamo, cioè vi parlerò anche di una notiziola, di una cosina, ma partiamo con una bella metrica che secondo me è molto interessante. La percent supply in profit di Bitcoin, che tu sicuramente conosci, vero Omo? Sì, non ho neanche capito che cosa hai detto, per cui la che? Stai condividendomi lo schermo? Sì, no sì, finché non mi dici di condividerlo, non lo condivido, non so neanche condivido lo schermo. Va bene, stiamo condividendo? Si vede? No, non ci... ok, fermo. Orco, adesso c'è il solito discorso tuo. Se volete regalargli per Natalia Rita, si chiama John on Trip il suo, per fare in modo che... Ecco, adesso si è pure bloccato. È possibile sta cosa? Cioè dico, guardatelo. Ecco, è possibile secondo voi questa cosa? È assurdo, è un personaggio assurdo. Vai, ci siamo? Si vede? Sì, ci siamo. Top. Allora, quella che state guardando è la percent supply in profit, che è una delle 200. Ecco perché non capivo, la percent. Percent supply in profit, madonna santa, che pignolo. Ma dai, va quel paese, va, ok. Una delle 200 metriche on chain che potete guardarvi. Questa qui, nello specifico, mi dice una roba strasemplice, cioè prende il valore di tutti i bitcoin che sono stati prende il valore di tutti i bitcoin in circolazione rispetto all'ultima volta che sono stati scambiati, quindi acquistati o venduti, e la compara col valore attuale. Quindi, banalmente, se ho preso un bitcoin una settimana fa, l'ho acquistato, l'ho pagato, sparo 10 e oggi vale 12, io sarò in profitto, se vale 8 sarò in perdita. Simple as that. Perché questa metrica qua in questo caso specifico è figa? Perché a fronte di un aumento di prezzo, che è quello che abbiamo visto in bitcoin nell'ultimissimo periodo, di circa il 10%, quindi un aumento di prezzo importante ma abbastanza contenuto, c'è stato un aumento del percentuale di bitcoin in circolazione in profitto, cioè di gente che se vendesse adesso bitcoin ci guadagnerebbe rispetto a quando li ha comprati, di più del 13%. Quindi in realtà una variazione molto 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 ampia rispetto alla variazione di prezzo. Possiamo farci tutti i ragionamenti che vogliamo, ma la cosa che sta, cioè l'informazione che questa metrica qua ci potrebbe dare, con le solite 60 virgolette e 60 if, è che se una variazione di prezzo così piccola, c'è così tanta gente che è tornata in profitto, probabilmente un botto di gente ha comprato nella fascia compresa tra i minimi che abbiamo toccato poco tempo fa e la situazione di recupero attuale, il che potrebbe finalmente confermare che è stato toccato un maledetto bottom e che di conseguenza si sta cominciando ad entrare nella fase di accumulation. Come al solito, ragazzi, non è... Cioè, è un dettaglio, è un elemento, quindi è un elemento che dobbiamo mettere nel minestrone di due diligence che facciamo. Però questo tipo di informazione, che comunque ha a che vedere con numeri abbastanza ampi, potrebbe cominciare a darci per le nostre strategie qualche elemento in più, qualche elemento più solido per dire, boh, forse ci stiamo finalmente avviando con tutti i tempi del caso verso una nuova fase del mercato. Significa che Bitcoin non andrà a crollare, non andrà a correggere, non andrà a fare tutte le sue solite cose, magari non arriverà a 10K sotto? Assolutamente no. Però ci dà comunque un'informazione sul fatto che si stia creando un bello spesso e si sia creato una bella fetta di pressione di acquisto, di gente che ha acquistato, di investitori che hanno deciso di investire in questa fascia di prezzo e costruire quindi un tappettino bello, bello compatto che sicuramente poi nei movimenti di Bitcoin andrà ad avere un suo peso. Questa cosa ci tenevo a dirvela perché, come al solito, questo periodo, cioè, lo ripetiamo fino alla nausea e in primis siamo noi che magari parliamo di meno perché il mercato è più lento e magari c'è meno da dire, ma questi periodi, per quanto noiosi, sono periodi fighi, interessanti, strautili per vedere con un po' di distacco e un po' di lentezza in più quello che sta succedendo nel backstage del mercato e quindi magari poi costruire con largo anticipo le proprie strategie, perché, e credo che Mica questo lo possa confermare forse anche più di me, è molto facile poi trovarsi quando il mercato è ripartito e si è in nuovi bull market e i prezzi sono alle stelle a dire minchia, se mi fossi mosso per tempo 2 anni fa quando non stavo facendo una pigna e la possibilità del tempo per farlo c'era. Ecco, questo tipo di ragionamento l'abbiamo fatto tutti, ci siamo passati anche noi e ci ripasseremo almeno in parte di sicuro anche nella prossima bull run, ma
questo tipo di dettagli, questo tipo di informazioni sono importanti da tenere sotto osservazione, perché vi permettono poi non necessariamente di entrare adesso, perché al solito non è un consiglio finanziario e non è detto che vada così, ma di mettere insieme i pezzi per capire quando potrebbe essere il momento più adatto per voi per ricominciare a muovervi. Questo per darvi una bella partenza col botto, con robe facili, comprensibili, portabili per tutti. Le altre cose molto più semplici e veloci hanno a che vedere con l'inflazione, che ormai tutti conoscete fino alla nausea, perché oggi sono usciti i dati del Consumer Price Index, o CPI, relativi al mese di dicembre negli Stati Uniti, e il numero che è uscito con 6,5% di tasso di inflazione è un numero che ha confermato quello che è il sentiment di mercato. Se avete visto, infatti, le cripto hanno reagito con una crescita, immagino che lo vedrai tu dopo in fase di market update, crescita negli ultimi giorni, quindi con una serie di candelotti verdi che, visto che il valore è stato confermato, almeno per il momento, fino a mezz'ora fa, non l'ho guardato prima di cominciare la live, non hanno innescato nessun sell the news, nessuna contrazione particolare, cioè si sono tenuti abbastanza in linea. Il dato importante, al di là di quello dell'inflazione, che dimostra che la situazione sta rallentando, in realtà non è tanto l'inflazione in sé, quanto quello che uscirà poi con, al solito, con il FOMC. Un giorno possiamo capire come si pronunci questa cosa insieme, per favore? Percentage. Ammazzati. Che è il solito, la solita, io ti uccido, quando torni ti ammazzo, vengo in barcavela e ti annego e ti rubo la barcavela. Che è il... sì che sei all'estero, mi dia lo sconto, give me a discount of 50%. Torno. Perché sono veneto. Sto parlando in spagnolo da un mese ormai, a Sastac. Ah, quindi veneto, vabbè, allora torna. Più o meno uguale, basta aggiungere adesso a tutto. Questo cacchio di FOMC, che è la solita conferenza stampa alla fine delle due giornate di lavoro della Fed, durante la quale Powell dice: ragazzi, abbiamo deciso cosa fare, ce l'avete tutti dove va bene. Ecco, questo prossimo FOMC, che sarà tra 20 giorni, lo vedete qua dal counter, ci confermerà l'ulteriore tasso di rialzi di interesse previsto per il mese successivo, per il periodo successivo, che, e qui vedete le stime solite basate sempre sul sentiment di mercato, sulle analisi, sulle varie cose, in teoria dovrebbe andare verso un aumento di 25 punti base. Quindi, vedete, il 91% scommette su un aumento di 25 punti base, mentre l'8% scommette su un aumento di 50 punti base. Il che, detto in soldoni, significa che il 90% del mercato sta scommettendo sulla possibilità, sull'ipotesi che la Fed vada ad aumentare sì i tassi di interesse, ma li vada ad aumentare con un rallentamento, quindi in modo meno aggressivo rispetto a quanto è successo nei mesi passati. E se questa cosa dovesse succedere, ovviamente si tratterebbe di un segnale positivo per tutti i mercati, inclusi i mercati come quello delle cripto, che sono quelli tendenzialmente legati ad una maggiore esposizione al rischio e quindi dove la gente va più cauta quando la situazione economica fa sì che la gente tendenzialmente si caghi addosso. Chiudo e poi passiamo subito al market update, perché credo che tu hai cose da dire, spero di sì per te, con questo articolo qua che non vi commento ora, lo commentiamo in community o dopo se volete nel Q&A, ma che secondo me è molto figo per il solito discorso del pensiero controintuitivo, perché è un articolo che si rifà delle analisi ad un report preparato da Bloomberg, che purtroppo non sono riuscito a trovare ancora perché mi incuriosiva andarmelo a leggere nel dettaglio, che dice che la recessione economica che probabilmente vedremo almeno in parte nel 2023 in realtà potrebbe essere un catalizzatore per la crescita di Bitcoin. E questa cosa, anche rispetto a quello che vi ho appena detto, e cioè che di solito quando il mercato e l'economia sono incerti, gli asset ad alto rischio tendono ad essere un po', ad essere quelli più penalizzati, perché la gente si spaventa e non vuole esporsi ad un ulteriore rischio di perdita, per quanto appunto questo vada in contrasto con quello che vi ho appena detto, in realtà secondo Bloomberg, e non solo secondo loro, potrebbe invece essere un trigger, un qualcosa che spingerà invece ad investire molto di più nel mondo cripto e su Bitcoin, che quindi potrebbe essere uno dei motori che porterà alla prossima bull run. Le motivazioni, vi ripeto, non avendo letto il report, le ho dedotte da quello che si legge qua, se trovo il report poi magari ce lo commentiamo insieme in community, ma sono principalmente che ad un certo punto questa cosa diventerà la normalità e che quindi si passerà da una situazione di recessione, come oh mio Dio sta arrivando a recessione, ad una situazione in cui quella sarà almeno per un periodo la normalità, e quindi la gente tornerà a dire ok, ma dov'è che posso riorientarmi per portarmi a casa dei soldi, anche magari con un certo livello di rischio, e poi perché ad un certo punto le banche centrali saranno costrette a interrompere il rialzo dei tassi, a ritornare ad una strategia almeno parziale, se non di easing, ma di maggior morbidezza o maggior morbidume, non so come cavolo si dica,
nei confronti dei mercati, e questo porterà probabilmente ad un maggior afflusso di soldi, ad una maggior propensione al rischio e quindi anche ad una ricrescita dei mercati ad alto rischio, come per esempio ad alta volatilità, come per esempio appunto il mondo delle cripto e di BTC. Quindi datemi una letta, perché secondo me di nuovo vi aiuta ad uscire da quegli schemi mentali che diamo per scontati, dove diciamo ah no, l'economia è in recessione, quindi Bitcoin morirà, e che magari, che può essere, ma che magari sono esattamente la trappola che poi di nuovo, quando il mercato riparte, ci porta a dire minchia, se avessi ragionato non come una pecora o non nel modo più ovvio e scontato possibile, forse avrei potuto creare, costruire delle strategie diverse. Ecco, questo è quanto, non voglio tediarvi con altre cose, era giusto per darvi un po' di input e di riflessione, e in più appunto parlarvi dell'inflazione e della FONC, perché saranno i due elementi soliti di macroeconomia e di politiche finanziarie che comunque condizioneranno il prossimo mese. Ecco, non so se tu voglia dire qualcosa, non riesco a vederti, sei troppo bianco, scusami. Sì, no, stavo anch'io, appena siamo tornati io e te mi hai perso, perché stavo pensando a quanto bianco sono e al fatto che qua sia nero, buio, e lì ci sia ancora il sole. Io non capisco, ma quanto giù sei? Ma sei tanto giù ancora? Sono in Argentina. Va bene, ascolta, va bene. E quindi noi adesso, io non mi ricordo più, chiudiamo questa, si fa quella dei Mad Men? Perfetto. Sì, quindi, sì. Ragazzi, per chi vuole... beh, fai tu che sei bravo. Per chi vuole entrare nella community dei Mad Men, trovate il link in descrizione. No, non lo trovate. Ah, sì, in descrizione, sì. Perché io non riesco a metterlo. Avete anche il profilo gratuito se volete venire a curiosare. Ci sono i link di accesso ai diversi corsi che abbiamo appena riformulato, ricostruito, incluso il corso maggio, totalmente gratis, forever and ever, per chi vuole avvicinarsi al mondo cripto, i soliti referral, le solite menate, e poi, vabbè, ci trovate su YouTube, dove adesso ricominciamo post ferie, perché io l'ho fatta a differenza di quel pazzo scatenato lì, con la programmazione normale. E vi ricordo che a fine mese, questo non te l'ho neanche detto, ma ti arrangi perché ormai ti ho incastrato pubblicamente, ci sarà anche la solita live pubblica per chi vuole saperne di più e partecipare ad una simulazione di quello che facciamo normalmente invece con i nostri abbonati. Questo però ve lo comunicheremo tramite newsletter, bla bla, tramite le solite cose. Spero tu sia libero. Anch'io. Benissimo, ciao. Ragazzi, ciao, ci vediamo fra poco con i Mad Men nel Live Crypto Christmas Birthday.